Eccoci di nuovo in diretta, questa volta con il 91esimo minuto TB Sport. Insomma, alla fine il Bari riesce a pareggiare una partita dominata. Come abbiamo detto, no, Michele Andrisani in studio, un Bari mostruoso. Sì, un Bari mostruoso, un Bari che lascia naturalmente ben sperare. C'è sempre la partita di ritorno, quindi comunque con serenità si affronta questa partita, ma il Bari visto oggi, e lo abbiamo visto subito, ripeto, dopo i primi 5 minuti, che alla fine neanche è iniziata la partita, hanno trovato questo gol. L'entusiasmo, Guarda Michele, guarda l'entusiasmo dello sì. Stadio San Nicola, Jessica. Dov'è Jessica? Tutti È stata sommersa praticamente. questa sera. Sono tutti carinissimi. Non bastano 60.000 domenica tutti. purtroppo. Tutti che vogliono questa Serie A effettivamente. Tra l'altro ci sono diversi fioretti. Qua per esempio avevamo uno che aveva detto che se il Bari vince e va in Serie A, la barba non se la fa, quindi la faccio per tutta l'estate, ok? E quindi, perché io già non la sopporto. E quindi è una promessa. Ma sei sicuro ancora? Perché si vede che comunque il Bari vuole andare in Serie A. Ma certo che il Bari vuole andare in Serie A. Anzi, diciamo che gli elatori, il Balde e Orenti sono andati in Serie A. Il Bari vuole andare in Serie A. No, in Serie A. Ok? Cosa volete dire? No, togli, togli. Non so cosa dire, ragazzi. Qua avete visto l'atmosfera com'è. Bellissima. Tutti vogliono andare in Serie A e vogliono godere, vedere questa bellissima partita a San Nicola. Non vedono l'ora di arrivare, di tornare qui domenica. Come gioca? Sì, è un po' scorbutico. Sì, scorbutico, spigoloso. Cioè, Igor è uno. Tutti, ci sono bambini, ci sono persone più grandi, qualsiasi età, tutti vogliono riprendere questa Serie A. Qualsiasi Grazie. Età. Grazie Jessica, torniamo da te tra poco se non ti sommergono, insomma, se il tifo biancoroso non ti sommerge. Nicola Pignataro, hai visto? Ho visto un Bari sontuoso, un Bari strepitoso, un Bari coraggioso. Ho visto una squadra veramente squadra, quindi c'ho proprio la passione calcistica di quando ero ragazzino, nonostante i miei 80 anni. Quindi diciamo che la promessa del taglio dei baffi dopo questo risultato, attenzione, diventa andiamoci piano, molto piano, molto la piano. Cabala, la cabala ci dice molto piano, però what, diciamo a Bari, 4-4, what, piano piano. Non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo. È vero, avuto. È vero, è vero, Nicola. Aspettiamo però la partita di ritorno. Rispetto al prepartita, un pochino, sì, leggermente, leggermente. Esatto, meglio 1-1 e non 1-0. Quindi almeno dormiamo un sonno un sì, po' più io tranquillo. Io ero tranquillo pure sull'1-0, lo devo dire, perché vabbè, naturalmente è meglio l'1-1 sicuramente. Esatto. Anche perché, ripeto, è una partita che il Bari doveva stravincere, poteva stravincere. Avere due risultati. Però, ripeto, l'atteggiamento che ha avuto la squadra oggi, io non l'ho visto, cioè, l'abbiamo visto in tante partite, ma oggi è la partita meglio più anche che con la partita contro il Sud Tirol. Assolutamente, sì. Assolutamente. Ed è una partita. Ha creato tante palle. È una partita da Serie A, sì, anche sì, per sì, il Cagliari. Assolutamente. Abbiamo visto una partita da Serie A. È vero. E allora, ovviamente linee aperte anche allo 080-501-4668, insomma chiamateci dopo questa grande prestazione del Bari e scriveteci, no Nicola, se l'invito a scriverci ci anche siamo, sotto ci siamo, come sempre. Le nostre dirette Facebook. Assolutamente soldi sì. Per la risposta, scusa. Soldi per la risposta, vabbè. Per chiudere il discorso con Michele, Michele ci arriviamo bene fisicamente rispetto anche a loro e mentalmente perché è cambiata l'inerzia della partita, del doppio scontro. Assolutamente. Deve dare questa prestazione, questo risultato, questo stato fisico che ha la squadra, deve dare un'ulteriore spinta. Io sono convinto che i ragazzi non vedono l'ora che arrivi l'11 per far esplodere Michele, il San Nicola. Prima parlavamo di motivazioni, adesso vedendo, come dire, il sogno più alla portata, io penso che al di là dell'emozione che può esserci, comunque sono sicuro che dopo la prestazione che hanno fatto esatto. Oggi loro sono ora ancora più convinti della loro forza. Esatto. Assolutamente, esatto. Non c'è emozione che tenga. Deve esplodere il San Nicola l'11, non ce ne dà fa.
E allora, diceva Golito, deve tremare il fischietto, deve tremare tutta Cagliari, deve tremare. Senti, voi che siete più esperto, ma c'è nel mondo del calcio la possibilità che un allenatore possa far rivedere la squadra la partita? Cioè, se, si fa ogni video, ah, e quindi io. Cioè ogni settimana, si vedono gli errori e le cose fatte. E quindi far vedere ai calciatori la partita da capo per rinforzarli ancora di più. Assolutamente. Sciamani. Sciamanini, Nicola, abbiamo già un primo ascoltatore in linea. Pronto? Cosa ci dice? Ciao Michele, sono Fabio da Palese. Ciao Fabio, ciao. Ciao. Incredibile, che Bari, fantastico. Sarebbe stato un vero delitto non riuscire a pareggiare questa partita. Niente, ragazzi meravigliosi, io saluto tutti, Nicola Pignataro, Nofrio De Sopazang, penso che tutti noi oggi, se non moriamo tra oggi e domenica, saremo immortali. Grazie Fabio, grazie. Ti stai toccando i baffi. Cominciano a traballare. Va bene, sempre 080 501 4668 il numero per intervenire in diretta. Nicolas, anche qualche messaggio sotto le nostre dirette Facebook? Sì, perché c'è Nicola che chiede ovviamente domenica con il sangue agli occhi, siamo a 90 minuti dalla Serie A, fa strano scriverlo, leggerlo, perché questa è una finale tra una squadra che è scesa dalla Serie A e una che arriva dalla Serie C. Questa cosa non va mai dimenticata. Non va mai dimenticata. C'è chi dice: grande Bari, oggi sono veramente orgoglioso di essere barese. Questo è un bellissimo messaggio. Dobbiamo essere orgogliosi, è vero, di questa squadra, veramente. Torniamo da Jessica Ramos allo stadio San Nicola. Jessica. Sì, siamo qua allo stadio. In realtà ci stanno pure cacciando, però c'è una domanda molto ricorrente, il fioretto. Vogliono sapere il fioretto di Enzo, di Dice, eccetera. Qua propongono magari di Enzo Spogliarello. Enzo Tamborra, devi farlo spogliare. Spogliarello di Enzo Tamborra. Allora, abbiamo detto che Cristian si fa biondo, no? Dice non l'ha detto ancora. Però cosa gli proponiamo a Dice? Dice il melone. Io ho detto che mi tatuo 60.000 sul braccio se pigiamo col galetto. Con il bandierone, col costume da bagno. Ci portano fuori, così ce ne andiamo. Così lasciamo l'uscita, un po' come il pifferaio magico, si sta portando dietro anche tutti i tifosi. Che scena. Va bene, abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Io sto a Firenze, però sono barese nel cuore e praticamente sono sempre giù quando ho le ferie. E sono contentissimo di stasera. Dico la verità, non me l'aspettavo. Perché comunque di Ranieri non mi fido, ecco, è un bravissimo allenatore, quindi tenevo molto Cagliari. Però vedere la partita del Bari rispetto a quella precedente contro il Sud Tirol, ho visto una squadra davvero molto diversa, molto più cinica e molto più aggressiva. Coraggioso. E questa mi è garbata tantissimo. Grazie per il tuo intervento. Intanto prima poi lascio commentare a te Michele, adesso c'è anche il nostro Enzo Tamborra, la telefonata del nostro ascoltatore da casa. Chiedo alla regia di chiamare Cristian Siciliani, insomma, anche per le interviste del post partita. Michele, come diceva il nostro amico da casa, per questa partita d'andata Mignani possiamo dire che ha vinto la sfida in panchina con Ranieri. Sì, l'abbiamo detto più volte. Oggi si è vista una sola squadra in campo, a parte, ripeto, qualche spezzone di gara. E quindi sicuramente Mignani ha preparato la gara in maniera impeccabile, perché si è venuta fuori questa prestazione di questa grande squadra. Il merito appunto è sicuramente di chi li guida, questi ragazzi. Si vede che ha creato un'empatia pazzesca con i ragazzi. Grande merito anche secondo me, e immagine e somiglianza anche del direttore di Ciro Polito, perché è una squadra che ha cattiveria, che ha attributi, che
serena anche nei momenti difficili, perché oggi, dopo che ha subito il gol, ha reagito subito. È una squadra che sa che di essere forte, sa che poteva fare questa partita e lo ha dimostrato. E allora è tornato in collegamento Skype con noi anche Enzo Tamborra. Enzo, sfatto. Insomma, te la senti un'analisi adesso post partita, quello che hai da dire, insomma? Sì, io l'ho detto anche in precedenza. Credo che sia stata nel giorno più importante, questo non sempre accade, nel giorno più importante è stato il miglior Bari possibile dal mio punto di vista. Al netto di qualche palla gol sbagliata, ma sul piano del gioco abbiamo surclassato il Cagliari. Non me ne voglia Ranieri, che a mio avviso è bravo ma anche un po' fortunato, no? Perché nella vita bisogna essere anche molto bravi, ma bisogna essere anche un po' fortunati. Oggi lo è stato, perché oggi il suo portiere Radunovic gli ha evitato una sconfitta. Il tanto bistrattato Mignani, lo ripeto ancora a beneficio di quelli che fino alla partita d'andata sul campo del Sud Tirol dicevano che Mignani non era all'altezza della situazione, il tanto bistrattato Mignani, almeno stasera, devo essere sincero, gli ha dato una lezione, perché comunque c'è stata una sola squadra in campo sul piano del gioco, del fraseggio, partita preparata molto bene. Abbiamo visto una squadra che dopo 10 minuti iniziali un po' di smarrimento, gol subito e poi c'è stato il gol annullato al Cagliari, ricorderete, insomma, sì, no, per fuorigioco, però poi è salita in cattedra. Io raramente ho visto tante occasioni da gol per il Bari, forse solo nella gara d'andata con la Ternana, quando facevamo 0-0, e quando abbiamo fatto 6 gol al Brescia, cioè abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, cioè arrivavamo facili in porta, ma poi senza, come dire, foga. Abbiamo giocato una partita anche molto interessante dal punto di vista, diciamo, della costruzione del gioco. La cosa che mi lascia ben sperare in vista della gara di ritorno, al di là dell'1-1, è sicuramente la sensazione di un Bari messo meglio sul piano atletico. Guardate, nell'ultima mezz'ora il Cagliari non si reggeva in piedi, il Bari invece continuava ad andare. Noi abbiamo un grandissimo preparatore atletico, il professor D'Urbano. E credo che anche questo nel calcio faccia differenze e faccia molti punti di classifica. Abbiamo nel frattempo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, ciao a tutti, Emiliano da Bari. Ciao Emiliano, ciao. Una domanda subito, volevo sapere se non avessero segnato al decimo, se secondo voi avremmo fatto questa partita. Io penso di sì. È una partita che io mi porterò nel cuore, anche vada come vada, perché è stata incredibile. Le sportellate di Khedira e Ceterra, l'ultima, incredibile, quella che è andata sul fondo, l'ha messa in mezzo, l'hanno salvata sulla linea. Fantastica, ragazzi, una cosa fantastica. Mignani, tutto quello che volete. Ovviamente l'unica gioia più grande di questa è la famiglia. Ciao. Ciao, grazie sì, per il tuo per intervento. Per ribadirlo e ricordarlo. Comunque. Per ribadirlo. Allora, Michele, Enzo, le risposte alla considerazione del nostro amico. Ma io credo che per come il Bari era stato messo in campo dall'inizio, aveva subito mostrato, come dire, di voler essere a giocare alla grande a Cagliari. Insomma, non giochi con Moracchioli trequartista o comunque Moracchioli con tre, diciamo, giocatori così offensivi come Moracchioli, Esposito e Khedira. Non dimentichiamo che questo Bari sta facendo a meno di Folorunscio dall'inizio, e anche oggi abbiamo visto cosa vuol dire Folorunscio. 10 minuti è entrato Folorunscio, l'altra volta assist per il gol di Benedetti, stavolta calcio di rigore procurato per il 2-2. Questo è un giocatore importante. Noi abbiamo fatto a meno di Cesare e di Folorunscio oggi, sì. Non sono due giocatori qualunque per il Bari, eppure siamo andati oltre anche questo ostacolo, e adesso inizia un conto alla rovescia pazzesco. Cioè, in questo momento la testa va già a domenica prossima al San Nicola, ragazzi, perché siamo già là, noi stiamo con la testa, no? A Bari-Cagliari di domenica prossima alle 20:30, siamo già proiettati per quella partita. Ci arriviamo nelle condizioni giuste, avendo due risultati su tutta la disposizione, avendo uno stadio strapieno e, ripeto ancora una volta, avendo dimostrato oggi di stare meglio dal punto di vista atletico del Cagliari. Stiamo meglio, ragazzi, perché la partita di oggi è molto indicativa, perché magari giochi il preliminare e non lo paghi in semifinale, no? Sì. Ma quel preliminare, dal punto di vista anche delle energie, non solo fisiche ma anche nervose, un po' ti svuota nella gara di ritorno, e credo che il Cagliari
sia arrivato a questa finale non al top. Il Bari invece oggi, a mio avviso, era al 101%. Enzo, ricordiamoci che il Bari ha giocato il secondo tempo col Südtirol, dove doveva vincere in 10, quindi ha speso tanta energia anche in quel secondo tempo, però è vero, il Bari sta meglio fisicamente, si è visto, c'era Nandez con i crampi, c'erano giocatori con veramente avevano la faccia stanca. Però devo dire che secondo me Mignani oggi, studiando quei due tre quartisti come Moracchioli ed Esposito, a far da collante, come ho detto prima, soprattutto Esposito, secondo me oggi è stata una mossa determinante quella. Ha messo in difficoltà il Cagliari, perché il Cagliari non è riuscito a... Caprile non ha fatto una parata. Niente. Caprile non ha fatto una parata a Cagliari. Caprile non ha fatto una parata. Scusa, io ho visto una partita. Se domani mi chiedono che partita hai visto, io ho visto il Bari contro il portiere del Cagliari. Comunque dicevo dei loro due, perché magari non si sono visti molto, tipo Moracchioli in fase offensiva, ma hanno dato una grossa mano al centrocampo. Il centrocampo del Cagliari non è esistito, cioè, quindi, e parliamo di giocatori come Nandes, Leiola, cioè giocatori importanti. Enzo ha parlato dell'assenza di Cesare sostituito da uno Zuzek quasi perfetto, onestamente quasi perfetto oggi, e non è scontato. Ha fatto una partita perfetta, perché comunque il Bari non ha rischiato nulla. Ho messo il quasi per quel colpo di testa dopo 10 minuti. Poteva, diciamo, quella la ciliegina sulla torta, se avesse fatto quel gol, sicuramente Zuzek oggi era da 7, no, le pagelle le lascio fare. Dopo le faremo con Enzo. Nel frattempo abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Già. Pronto? Pronto? Sì, eccoci. Ciao Damiano da Bari. Ciao. Purtroppo, Damiano, ciao. Cugino di Anthony Partipiro, la nostra pecora nera contro. Allora ragazzi, vabbè, il Bari è stato formidabile oggi, forse il miglior Bari visto tra l'andata a Bolzano e l'andata oggi a Cagliari. Chiedo solo una cosa a Nicola. Nico, già ma che zim lo sto? Nicola, io obbedisco, posso dire, della forbice. Me lo devono chiedere, non posso essere dire io a dire come Nico, io sei. Li taglio a te, tu li tagli a me. Ma dimmi, potrebbe essere un'idea. Uno scambio. Vedi la come stai, tu e tu mali come stai a me. Proprio adesso alla parete. Come le scimmie. Ti diventa pure scemi. Grazie Damiano, grazie per il tuo intervento. Sempre 080-501-4668 per intervenire in diretta. Io non vedo più Jessica Ramos, che era stata accompagnata fuori dallo stadio. Avevamo visto una scena incredibile. Quindi magari qualora dovesse riuscire a ricollegarsi le daremo la linea. Intanto da fuori allo stadio. Vedremo. Con i segnali di fumo. Vedremo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? No, forse un falso allarme. Allora Nicola, se vengo da te per i messaggi web. Beh, perché l'abbiamo citata, Enzo, se sei pronto, pagellone in questa partita tra Cagliari e Bari. Allora, Caprile 6, perché insomma, proprio perché io dovevo andare un po' stasera, perché è stato Caprile, poco impegnato, sì. Poco impegnato, a mio avviso non poteva fare molto sul gol di La Padula, qualche uscita comunque di personalità, 6 a Caprile, Dorval 5,5 perché ha sofferto inizialmente, insomma, in fase difensiva, ha provato a reagire quando nel secondo tempo ha spinto di più, però diciamo all'inizio della partita parecchio sofferto. Direi Zuzek 7 perché non è facile sostituire in extremis di Cesare. Zuzek l'ha fatto veramente bene. Bravo Zuzek, 6,5 a Vicari, 6 a Mazzotta, diciamo senza infamia né lode la partita di Mazzotta, direi 6 anche a Maita, che da qualche tempo non è il giocatore che ci aveva abituato, insomma, poi in una fase così Maita. Penso è andata via la tua immagine, solo se puoi ripristinare la fotocamera. Ti sentivamo, eravamo arrivati al 6 di Maita. Eccoci, vai. Maita, 6 Maita,
poi si è mezzo Maiello, che ha giocato una partita sempre molto, molto intelligente, molto, molto attenta. Sì. Io direi 7 Benedetti, perché è stato un trascinatore a centrocampo, ricordiamo anche il suo colpo di tacco con la parata, una delle tante parate di Radunovic. Poi 6 Moracchioli, partita con qualche spunto molto interessante, comunque diciamo una bella gara. Poi abbiamo Esposito 6 e mezzo, perché ha giocato con intelligenza, diceva bene Nicolas, sembrava una sorta di Mirko Antenucci versione più, come dire, più giovane, 15 anni dopo, molta intelligenza. Tra il 5 e il 5 e mezzo che tira, perché comunque allora, da una parte l'attaccante andrebbe anche giudicato per tutte le volte che riesce a rendersi pericoloso, no? Quindi diciamo, da quel punto di vista, che tira oggi c'era nella partita, però ha sbagliato troppo, quindi diciamo 5 e mezzo per Walid. Però io devo mettere a questo punto 7 pieno a Mirko Antenucci, se non 8, perché come nei film, entri in campo, diceva Michele, anche 9 batti rigore e fai gol, diciamo. È chiaro che è un voto simbolico, è un voto simbolico, però dai, 8 Mirko Antenucci, anche perché diciamo ci vuole classe, coraggio, e devi essere un campione per fare un rigore in quella situazione, al 96esimo. Io metterei 7 anche a Folorunscio, perché il peso specifico di Folorunscio è sempre notevole, perché quando entra un quarto d'ora, in un quarto d'ora fa sempre qualcosa. E metterei anche 7 a Seter, perché comunque oggi mi è piaciuto, era rabbioso Seter, ha sfondato da destra in quell'azione che poi ha messo Khedira nelle condizioni di far gol, insomma. Quindi poi ha sfiorato anche il gol dell'ex, anche su di lui Radunovic ha parato l'impossibile. Quindi 7 anche a Seter, mi sono piaciute le pagelle, avete qualcosa da dire, sono democratico, apro il vostro giudizio. Mignani 7 e mezzo, Mignani 7 e mezzo, se non 8, perché oggi ha vinto la partita dalle panchine con Ranieri, molto meglio il Bari che il Cagliari. Allora, una comunicazione per la regia, chiedo a Fabio di vedere il cellulare, e questo è, noi ci mandiamo messaggi anche in diretta, Nicola, così sì, facciamo anche questo. Nel frattempo però abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, mi sente? Sì, eccoci. Perfetto, guardi, volevo solo fare una piccola premessa per i nipoti e gli amici che ci sono qui a casa nel salone. Gli ho fatto una trasmissione di tifo a tutti. Io sono un giovane di 80 anni e il Bari l'ho visto dai tempi di Catalano, insomma, e di Magnanini. Voglio dire, l'entusiasmo che sta creando il Bari in questo playoff si sta portando alle stelle. Ho una piccola preoccupazione per domenica, che se il Bari dovesse giocare per mantenere il pareggio o lo 0-0, rischia un pochino. Allora non mi sarebbe manco dispiaciuto che la partita fosse ci chiudeva con 1-0 per il Bari, perché il Bari allora doveva giocare con una mentalità più vincente. Grazie. Spero se l'amico allenato Mignani possa dare più spinta all'attacco e far giocare la partita come se non c'è possibilità. Sei stato chiaro, grazie per il tuo intervento. Enzo, Michele, poi voglio sentire la vostra su questo. Ma diciamo, il nostro amico ha ragione, ma il Bari domenica deve giocare la sua partita senza problemi, eh. Il Bari deve giocare così, perché comunque non deve aspettare il Cagliari, perché insomma siamo sul filo dell'equilibrio, basta un gol e roviniamo tutto, no? Devi giocare la tua partita, il Bari deve giocare, deve trovare spunto dalla partita che ha giocato oggi, è stato nettamente superiore a Cagliari e con 60.000 spettatori alle spalle, a mio avviso non ce ne deve essere per nessuno, perché domenica sarà una botta allo stadio, la squadra è carica, io sono convinto che domenica sarà una domenica di calcio pazzesca al San Nicola. Peraltro Bellomo ha già creato il clima giusto per la gara di ritorno, perché ha cominciato a bisticciare con gli avversari come fece la notte con Bisoli, lui sa come si fa, insomma, per caricare l'ambiente. Dicevi, Michele, da ex calciatore, il dolore di entrare in campo, è vero, guarda, c'è una... sono anch'io convinto che l'atteggiamento non sarà assolutamente quello tra virgolette rinunciatario di accontentarsi. Il Bari farà la sua partita spinto dai 60.000,
spinto dal grande entusiasmo che può dare la partita di oggi, dall'autostima che può dare a questa squadra, e quindi non sono assolutamente preoccupato per questo. Sei stato lapidario tu, Nico, ama Avenger, mentre... ecco, sei stato... è così, bisogna essere pratici. Se tu ti contenti di poco, vuol dire che non hai una visione del futuro. Ama Avenger avanti. Queste le parole scolpite nella pietra, è chiaro. Nel frattempo, insomma, 080-501-4668 è sempre il numero per intervenire in diretta. Nicolas, nel frattempo non so se c'è qualche domanda dal web al volo. Per le due di domani mattina ce ne andiamo a casa. Aspettiamo, Nicola, a questo punto noi in trasmissione aspettiamo le interviste del post partito. C'è Cristian Siciliani da Cagliari, tra poco arriverà al mister Mignani e un altro calciatore, tra poco. Sì, legato al tema di cui abbiamo appena parlato, ovvero l'atteggiamento del Bari nella prossima partita, ci dice Maurizio, se giochiamo per il pareggio la perdiamo. In effetti abbiamo visto un Bari che quando ha giocato per attaccare la partita poi l'ha andata a prendere, il risultato se l'è preso con il gioco, con le occasioni da gol, ed è successo anche oggi. Ma guarda, oggi si è visto, l'abbiamo detto tutta la partita, un Cagliari vulnerabile. La partita con Sul Tirol a Bolzano, sappiamo che il Sul Tirol era una squadra che si difendeva molto bene, come se non si riusciva a trovare il... E quindi magari si è fatto questo errore di volersi accontentare del pareggio. Però oggi il Bari ha capito che già ha giocato contro una squadra e giocherà domenica contro una squadra che è vulnerabile. Quindi non commetterà più quell'errore. Se è stato un errore, può darsi pure che è stato il Sud Tirol a far fare quella partita al Bari. Perché sì, certo. Comunque l'atteggiamento Sud Tirol ti costringe a fare quelle partite. Schiero tutti i difensori, se si capì immediatamente. Dopo difficile, minuti. Difficile. Sì, sì. Difficile far gol. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Non c'è più. No, forse non riesce a sentirmi perché il messaggio da parte della regia era chiaro, però non riesce a sentirci evidentemente. E può essere uno scherzo, può essere, ci sta, può essere uno scherzo. Intanto noi siamo sempre in attesa, insomma, delle interviste del post partite, perché noi attendiamo, Nicola, devi sapere, questo momento. Adesso, non so, forse siamo in sala stampa con... Mirko Antenucci. Entrare così a freddo, hai fatto 50 metri per arrivare a battere quel calcio di rigore, cosa ti è passato per la mente e quanto pesa poi oggettivamente nella sfida potersela giocare in casa con due risultati su tre? Grazie. Siamo... Sì. In diretta perché non si sente. Sì, purtroppo non si sente l'audio. Non so, chiedo a Cristian Siciliani se è possibile avvicinare il microfono a questo punto, altrimenti non. Non... dell'ingresso in campo. Eccolo. Mignani ti guarda e ti dice: Mirko, entra tu, calcialo. Com'è andata? Sì, mi ha chiesto se me la sentissi io di entrare e battere subito. Io ho detto di sì, senza problemi. È stata una bella sfida anche per me, onestamente, perché non mi era mai capitato. Sono un rigorista, ma così non mi era mai successo prima. Così. È un'intervista oggi. Sì, un po' strana. Chiaramente, insomma, ascolta, adesso è una conferenza stampa del rigore, del secondo rigore. Non hai avuto l'occasione. Da bordo campo cosa ti è sembrato? Non hai avuto modo, vero? C'è un VAR, ci sono degli arbitri, non devo essere io a giudicare se ci fosse o meno il rigore, onestamente. No. Non ho mai parlato di questo nelle conferenze, onestamente. È stato un diritto non pareggiare questa partita, sì. Un'infinita serie di palle gol a testimonianza di un Bari che a Cagliari nella finalissima ha disputato una grandissima partita. Ma guarda, io prima ho detto che in finale ci sono le squadre più forti del campionato dopo Genoa e Frosinone, e davvero faccio i complimenti al Cagliari ma anche alla nostra squadra. È stata una partita molto bella, ricca di emozioni, di occasioni, una partita aperta che però poi alla fine onestamente abbiamo meritato di raggiungere il pari. Nonostante anche di stare
bene da un punto di vista fisico, un punto in più, no? Anche in vista poi di questo ritorno, oltre ai due risultati a disposizione, pareggio e vittoria, per completare l'opera? Ma sì, ma a questo punto della stagione conta come ci arrivi con la testa e soprattutto con il fisico. Devo dire che noi abbiamo dimostrato ancora una volta di stare molto bene. Film, no? Perché entri, vai a calciare quel rigore, fai gol, ti chiedo una dedica, ma soprattutto cosa c'era poi in quell'esultanza rabbiosa? Ma una dedica sicuramente alle mie bimbe, alla mia famiglia, perché mi sostengono sempre e meritano anche loro questa soddisfazione insieme a me e insieme a tutti i tifosi del Bari. E rabbia perché comunque vedere la partita da fuori e non poter essere protagonista è brutto, e poi perché meritavamo di raggiungere il pari. E allora abbiamo ascoltato le parole di Mirko Antenucci. Michele, Enzo, a voi i commenti. Perfetto, insomma, ha detto tutto quello che c'era da dire, però ha nascosto anche quella rabbia, c'era il fatto che comunque, sai, stai lì a friggere in panchina per 95 minuti, non è bello, insomma, no? Anche per un signore ormai di 38 anni con una laurea e con il patentino del direttore sportivo. Però Enzo, è arrivato, scusami se ti interrompo, carriera. È arrivato subito via. Mister Mignani, Cristian. Prego signori, quando volete. Sì. Mister, buonasera. Possiamo dire che nella partita più importante della stagione si sia visto il Bari più bello della stagione, per qualità, per intensità, per furore agonistico, una serie di palle gol create, un gol, sarebbe stato un delitto non almeno pareggiarla questa partita. Non lo so, non so se è stato il Bari più bello, queste sono partite delicate, tirate, equilibrate. Io l'unica cosa che posso fare, mi tocca ripetere e fare complimenti a questi ragazzi che dall'inizio dell'anno stanno dando continuità di atteggiamento, di prestazione, è la cosa più importante, è la cosa più bella che inorgoglisce un allenatore come me. E anche questa partita non hanno mai mollato, hanno sofferto quando c'era da soffrire, hanno stretto i denti, hanno corso e alla fine credo che il pareggio sia meritato. Buonasera Mignani, Sergio Sport. Ecco, volevo chiederle questo: la sua squadra, ho visto che come intensità ha messo tanta intensità, ecco, come ha lavorato quest'anno? Il doppio salto per voi è quasi vicino adesso, anche se c'è ancora una partita tutta da giocare. Ecco, come si lavora con una squadra neopromossa che si sta giocando la Serie A? Noi abbiamo provato a dare continuità al lavoro dello scorso anno, ma dare continuità al lavoro dello scorso anno significa, ma quello che fanno poi tutte le squadre, lavorare duro in settimana, cercare di tenere alta la concentrazione, di tenere alta la condizione fisica, cercando di fare quello che poi si deve provare a fare la domenica, e il merito dei ragazzi, perché ripeto, noi abbiamo cominciato bene in Coppa Italia, siamo cresciuti piano piano, tutti quanti avevamo dubbi su quella che potrebbe essere stata la nostra parte in questo campionato, perché è un campionato bello e difficile. Abbiamo visto le squadre che sono andate in Serie A, abbiamo visto quelle che sono retrocesse, tutte squadre che sulla carta, anche quelle retrocesse, erano partite per altri obiettivi, quindi noi con grande umiltà, con grande lavoro ci siamo ritagliati questa possibilità e come abbiamo fatto fino ad oggi ce la giocheremo fino in fondo. Premesso che il campionato del Bari straordinario, ma anche stasera, insomma, credo che veramente nell'appuntamento più difficile il Bari, sono d'accordo col collega Cristian, abbia davvero, come dire, disputato la piora. C'è tanto entusiasmo a Bari, lei non immagina che cosa sta succedendo, ma insomma è abbastanza prevedibile. Ecco, adesso c'è da affrontare questa partita di ritorno in cui il Bari ha 2 risultati su 3 ed è una partita che è quella decisiva, perché può succedere di tutto, no? Quindi l'entusiasmo sì, però va gestito.
Non ci mancherebbe altro, noi non abbiamo fatto niente, cioè, noi non è come se fossimo alla prima giornata, e c'è da giocare un'altra e in quest'altra bisogna fare per forza risultato, e quando devi fare per forza risultato c'è sempre davanti un'altra squadra, quindi ci mancherebbe, però io credo la cosa che più... la cosa che più per me è importante è vedere gli occhi dei miei ragazzi, vedere quello che ogni giorno, guardarli in faccia e vedere le loro risposte. Io so che daranno tutto quello che hanno e qualcosa in più per provare a compiere un'impresa, a realizzare un sogno. Poi c'è davanti uno squadrone fortissimo con un allenatore bravissimo ed esperto che vorranno fare anche loro qualcosa di grande, quindi ad oggi non abbiamo fatto niente, viviamo questi due giorni nella maniera più giusta, cerchiamo di recuperare energie e come vi dicevo prima, che poi mi rendo conto sono ripetitivo, diamo tutto quello che abbiamo. Alberto Masu, Unione Sarda e Vidiolina, è più grande la soddisfazione per averla ripresa così al 96esimo, 97esimo su rigore, oppure anche il rammarico perché magari pareggiando prima avreste potuto chiuderla? E poi qual è invece la paura più grande, la preoccupazione più grande che vi dà il Cagliari per il ritorno? Io devo essere contento della prestazione che ha fatto la squadra, poi speravo e secondo me il Bari avrebbe meritato di pareggiare, di non uscire sconfitto nell'arco di 95, 96, 97, 98 minuti che ha giocato, e quindi poi è arrivata alla fine, meno male che è arrivata, perché altrimenti avremmo dovuto vincere la partita e ribaltare il risultato. Va bene così, lo accettiamo. Cagliari, avete visto stasera, Cagliari ha giocatori forti, ha un allenatore bravissimo, ha una storia alle spalle, è una partita che è 50-50, e quindi noi dobbiamo provare a rifare quello che abbiamo fatto stasera. Buonasera, mister Roberto Pina, Gazzetta dello Sport. Una curiosità, perché l'abbiamo vista sbracciare più volte, alcune volte anche un po' sconsolato, per larghi tratti della partita, ha pensato un po' è stregata questa gara, non riusciremo a portarla in porto? No, perché quando sei in campo sei talmente concentrato a quello che succede immediatamente dopo, non è che ti puoi fermare a pensare è andata male sto tiro, abbiamo sfiorato il palo, il portiere è stato bravo, e devi pensare che loro ti possono ripartire, devi pensare che magari devi fare dei cambi, quindi grande fiducia nella mia squadra, e anche oggi mi hanno dimostrato che non hanno paura di nessuno e tengono duro fino alla fine. Sì, mister, due curiosità. Cosa le ha urlato a fine partita il direttore sportivo Polito avvicinandosi a lei? Perché abbiamo visto un'immagine dove lei diceva qualcosa, se si può dire. E sul rigore non ha avuto dubbi, tira Mirko? Onestamente, cosa mi ha detto Ciro non me lo ricordo, anche perché era un momento dove eravamo tutti felici e riprendere la partita, anche se alla fine è stata un'impresa, le sue parole non me le ricordo, però sono sempre comunque parole di incoraggiamento, di fiducia, di stima, quindi Mirko, cosa volete che vi dica? Se io dovessi far calciare un rigore come questo a qualcuno della mia squadra, lo farei calciare a Mirko. Avevo dei cambi che stavo facendo, ma poi vedevo che la squadra stava spingendo, l'ho aspettato fino all'ultimo, e quando gli ho chiesto se se la sentiva di batterlo, mi ha detto di sì senza batter ciglio, e era giusto che entrasse e lo calciasse lui per quello che ha fatto per questa squadra, anche se magari nelle ultime due partite ha giocato un po' di meno, però la squadra ha fiducia in lui, io ho fiducia in lui, e lui è quello che è giusto si prenda questa responsabilità. Mister, non solo Antenucci, una parola anche perché è subentrato, sono entrati tutti bene, abbiamo rivisto anche un Seter terminato, forse non l'avevamo mai visto. Il dispiacere di questa stagione non aver avuto a disposizione un Seter come quello di oggi, che probabilmente aveva anche stimoli ulteriori, perché qui c'è stato, qui ci ha giocato, e noi sappiamo quello che può valere, quello che può dare. Mi sembrava giusto farlo entrare oggi, ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore che può dare una grande mano a questa squadra. Grazie signori. Grazie a voi.
E allora abbiamo ascoltato anche le parole di mister Mignani. Enzo, dovremmo avere in collegamento telefonico Roberto Maffei. Non so se è ancora in linea. Roberto? Sì, ci sono. Ci eccoci, sono. Buonasera. Ciao Roberto. Ciao, buonasera. Qui si gode. Dovunque, a prescindere dalla scaramanzia, quindi si gode fino a un certo punto. Un dato di fatto certo, il Cagliari è crollato fisicamente, la partita in più si fa sentire, non c'è niente da fare. Vi segnalo che la Padula ha toccato un pallone quando ancora il Bari non si era sistemato dal punto di vista difensivo. Per il resto la Padula non ha toccato un pallone. Ho visto gli occhi dei nostri calciatori, erano speciali, erano uguali a quelli dell'ultima partita in casa. Siamo orgogliosissimi, 415 errori con percorsi incredibili, voi non avete idea la gente come ha fatto ad arrivare qui, non avete la minima idea. Sì. Quindi vi saluto tutti e continuiamo a goderci questa meritatissima, questo meritatissimo risultato. Grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao Roberto, grazie per il tuo intervento. Enzo, non so se volevi soffermarti su qualcosa in particolare, abbiamo ascoltato Antenucci, Mignani, insomma, o anche poi sulle... Sì. Mignani deve restare cauto e prudente, insomma, perché oggi però si vede questa faccia... comincia a montare qualcosa di speciale, perché comunque la sensazione che ha provato oggi è una sensazione molto ma molto molto buona. A me fa piacere anche sul piano strettamente personale, Mignani, noi a Bari a volte abbiamo l'abitudine di come dire, non considerare certi... ai microfoni della conferenza stampa mister Ranieri, ascoltiamo anche le sue parole. Cristian, eravate riusciti a portarle in qualche modo dalla vostra parte, grazie. Sì, è vero, però se dobbiamo essere onesti bisogna anche riconoscere che il Bari l'ha meritato il pareggio, perché nel secondo tempo abbiamo commesso degli errori tecnici di passaggi, di confusione che solitamente non facciamo, per cui sì, stavamo portando in porto la vittoria, per questo ho fatto dei cambi cercando di aiutare la difesa. Però si è visto anche nei calci d'angolo, stavamo dormendo, battevano due contro uno e non vedevano che doveva uscire un altro nostro uomo, che poi era tutto già organizzato perché sapevamo come battevano i calci di rigore i calci d'angolo. Perciò sì, c'è il rammarico, però anche c'è la consapevolezza che il Bari ha meritato il pari. Buonasera. Lele Casini, Radiolina. Sì, a proposito degli errori, l'abbiamo vista disperata in panchina per i tanti errori, le mani in alto, come dire, cosa state facendo? Sì, è vero. Però il rammarico rimane e rimane questa partita di ritorno che è fondamentale. Certo. E poi volevo sapere la situazione fisica dei giocatori. Sì. Grazie. Allora, è naturale che non alziamo bandiera bianca, noi rispettiamo tantissimo il Bari, sapevamo che due pareggi qualifica per la Serie A il Bari, sapevamo che una la dovevamo vincere, non ci siamo riusciti questa volta, non ci arrendiamo, andiamo lì a Bari consapevoli che sarà una gara molto ma molto difficile, però ho dei giocatori con grande carattere. Il recupero, fatemi vedere domani mattina sia Nandez che Mancosu come staranno, valuteremo tutto. Giuseppe Misani, Corriere dello Sport, volevo chiederle se è stato più un problema magari fisico, di stanchezza o forse di testa, e poi che cosa le ha detto il Presidente, vi siete scambiati due parole all'uscita dal campo, grazie. No, col Presidente ci siamo detti che c'è ancora una partita, insomma, è logico che vogliamo andare su come vuole andare su il Bari. Non credo che sia stata fisica, perché Altare non aveva giocato l'altra partita, Goldanica aveva giocato soltanto un tempo, per cui non credo che sia stata la prova fisica, è stata la prova che il Bari continuava a giocare e noi invece andavamo a fiammate e non riuscivamo più a fare quello che siamo abituati a fare. Buonasera mister, Luca Zanda, Calcio Casteddu. Allora riparto da qua, il Cagliari è andato un po' a corrente alternata, perché partito molto bene, poi sceso, risalito, poi il Bari ha preso il sopravvento. Le chiedo, è questo che nella finalissima, perché quella è una finalissima, Bari deve mancare, cioè non deve esserci un Cagliari a corrente alternata? Dobbiamo fare il Cagliari, quello che abbiamo fatto sempre. Tutto qua. Siamo amareggiati, dispiaciuti, ma non ci arrendiamo.
Buonasera Claudio, Sergio De Muro, Tutto Sport. Ecco, no, volevo chiederle, lei ha ammesso sì tanti errori tecnici eccetera, secondo lei cosa sono figli anche di un po' di tensione per l'importanza della partita? Solitamente se tu hai tensione, l'importanza della partita, sei timido all'inizio. E noi invece all'inizio l'abbiamo messi sotto, abbiamo fatto gol, siamo andati vicino per fare il secondo, e invece nel secondo tempo abbiamo fatto degli errori che solitamente non facciamo. E questo non riesco a capire, perché sai, dici, questa pecca, questa squadra, e allora no, oggi negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto degli errori, avevamo la palla noi, la buttavamo e ce la rimettevano dentro l'area di rigore con azioni da gol. Azioni che alzavamo la mano per il fuorigioco e non c'era fuorigioco. Insomma, ma lottiamo, ma perché ci fermiamo prima che andiamo alla ricerca di un fuorigioco che se c'è non c'è? L'abbiamo sempre detto, si corre, si lotta, si cerca di recuperare, ma non si alza la mano e ci si ferma. Cioè sono state troppe cose che non sono andate bene, però ancora siamo in corsa. Mister, chiedo come si vive il calcio con i tanti interventi del VAR, oggi sono stati molto importanti con i due rigori e poi invece hanno fatto un altro gol nel frattempo. E invece come si cambia il trend di questa situazione con tre giorni soltanto a disposizione? Il trend si cambia con la consapevolezza appunto che c'è una partita sola, secca, e sappiamo che dobbiamo vincere. Non ci sono né se né ma. Nella prima partita, che è sempre la più difficile, noi l'approccio c'era stato, bello positivo. E dopo che non mi è piaciuto, parlerò anche con i ragazzi per capire perché tutti quegli errori. E niente. Andiamo là, lottiamo. Come si vive? È difficile perché il tocco c'è stato e io credo che l'arbitro l'abbia visto. Allora ci sono dei tocchi che il VAR lascia giudicare all'arbitro perché vede la gravità del tocco. Ma una volta che ti richiama il VAR, l'arbitro c'ha poco da pensare, insomma. Per cui il VAR va bene, non ci deve essere protagonismo però a quelli che sono al VAR. Questa è una cosa importante, perché ci hanno sempre detto che ci sono dei falli da rigore quando sono proprio marchiani. Questo l'arbitro non l'aveva dato, l'ha dato il VAR, sto zitto e accetto. Buonasera mister, Riccardo Spignesi, Universala.it. Ha parlato di rammarico, ha parlato di errori tecnici e adesso anche della questione del rigore. Come si spiega che tante volte il Cagliari ha concesso dei rigori su situazioni molto simili? Perché questo è simile a quello di Makumbu, Bari-Cagliari, simile a tanti altri. Grazie. Non lo so, mancanza di freddezza, esperienza. È difficile spiegare. Se vediamo anche a Parma ci hanno dato un rigore al VAR per sfioro di braccio. Ci stanno, bisogna accettarli. Insomma, abbiamo ascoltato la conferenza stampa di mister Ranieri. Commentavamo Enzo in studio, grande onestà sulle prime risposte. Persona seria, insomma, non c'erano dubbi da questo punto di vista. Ranieri è una persona stimata anche dagli avversari perché ha un senso sportivo molto alto e merita grandissimo rispetto. Ha detto le cose come stavano, cioè, c'è poco da dire, però voglio fare riferimento al mio amico Francesco Monteleone, occhio perché dietro questo atteggiamento molto gentile si nasconde sempre la spada, quindi attenzione alla spada che potrebbe sfoderare al San Nicola. È così, Michele. No, ho sentito che si stava, tra virgolette, lamentando un po' del VAR dei rigori, ma ricordo che c'era un rigore anche su Khedira, cioè perché il portiere ha colpito l'uscita, in faccia sì, scomposta di Radunovic. Se ha colpito Khedira è rigore, però al di là di questo, grande signore Ranieri, un allenatore straordinario, ha ammesso, diciamo, i meriti del Bari e questo
ci rende ancora più orgogliosi. Allora, noi siamo in chiusura. Cristian Siciliani forse ha chiuso il collegamento perché non lo vedo più probabilmente per esigenze di ritorno. Anzi no, mi scrive, forse mi sente, non lo vediamo ma mi sente. Insomma, da questo punto di vista vediamo, non so cosa vuol dire quello che mi scrive Cristian Siciliani, però vabbè, ha detto che è bloccato in conferenza stampa perché non può uscire, perché Ranieri sta ancora parlando, ecco, quindi vabbè, a questo punto ecco, adesso ha finito, magari giusto un saluto al volo per Cristian Siciliani, insomma, che oggi era orfano di Antonio Di Gennaro in Radio Cronaca, insomma se l'è goduta da solo, possiamo dire, questo gol, e se l'è cavata anche da solo. Vediamo se riesce ad addrizzare la telecamera, così giusto, così stanco, magari stanco, sì, riusciamo insomma anche a salutarlo. Nicolo, se hai un messaggio al volo nel frattempo che Cristian si sistema. Proviamo il messaggio al volo perché è legato ai tocchi di mano in area di rigore, perché c'è Marco che ci dice che il rigore chiaramente c'è per il regolamento, però forse per lui arrivare a calciare uno contro uno contro il portiere per quel fallo di mano è una pena un po' troppo grossa per la tipologia del fallo. Qui non entriamo, per regolamento è rigore, allora, si tratta di una questione di principio. Sì, ma il regolamento dice che il rigore si batte da quel punto e il portiere deve parare o avere il gol, ci vuole anch'io. Volevo sapere anche da Enzo che ne pensa a questo riguardo. Abbiamo visto rigori concessi anche per questioni molto più, come dire, di poco conto, insomma, quindi onestamente non so che dirvi, insomma, c'è il VAR, ormai ci sono 40 occhi su una partita di calcio, bisogna stare a giudicare noi. No, piuttosto vorrei anche così Enzo, simpaticamente dire che, considerato che l'arbitro era Mariani e tutti dicevano che quest'arbitro abbia perso 7 volte su 10, insomma, alla fine c'è andata bene. Enzo, mi dicono dalla regia che c'è un ascoltatore in linea che chiama da New York. Prendiamola questa telefonata. Pronto? Pronto, pronto. Sì, eccoci. How are you? Grazie, grazie, buonasera. Ciao. Io chiamo da New York. Ciao. Sono nato a Vigiliano, vivo qui a New York da 40 anni e sempre seguo il Bari da quando ero ragazzino. Mio padre mi portava a vedere le partite. Grande Bari. Voglio dire che non voglio criticare Chedira, però io mi ricordo quando nell'82 la nazionale con Rossi, che le prime partite non andava, e a quei tempi Berzotti insisteva. Io penso che Migliani deve fare lo stesso con Chedira. Grazie. Grazie. Grazie, grazie per il tuo intervento. Nicola, ai tuoi tempi non chiamavano da New York a Telebari, eh? No, non c'era la possibilità. Non c'era tecnica. La possibilità. Ero io che andavo a New York a fare gli spettacoli per loro. Qui sono andato tante volte. È così. E allora, Enzo, abbiamo anche Cristian Siciliani per i saluti finali. Lascio a te la parola. Sì, lasciamo a Cristian, dai, vai. Cristian che non ha parlato ancora, dai. Cristian, mi senti? Sentiamo lui. Sì, 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 vi sento. È stata davvero una serata emozionante, l'ennesima di questa stagione del Bari, e poi in una finale è stato ancora più bello, perché è stato un Bari straordinario, perché ha giocato con grinta, con orgoglio, con voglia, con determinazione. Poi era una partita che meritavamo di vincere, davvero sarebbe stato un delitto non portarla a casa quantomeno con un punto. Tifosi straordinari, 415, però prima ho incrociato in tribuna un tifoso venuto appositamente oggi da Amsterdam per vedere la partita. Domani ripartiva, però ha detto dovevo esserci per forza perché non ho trovato il biglietto per venire al San Nicola domenica, e quindi da Amsterdam è venuto qui per godersi questa partita del Bari. Ci sono tante storie straordinarie, perché i tifosi del Bari oggi hanno raggiunto Cagliari con qualsiasi mezzo, davvero incredibile. Poi chiaramente sono stati anche ripagati da questa prestazione straordinaria di tutta la squadra. Allora, io sono sorpreso, sì, io sono sorpreso da questa prestazione del Bari, per quanto il Bari abbia fatto vedere tante cose bene in questa stagione, ma oggi sono sorpreso dalla prestazione. Questa squadra non smette, guardate, io ho detto oggi
a dei miei amici che ho incrociato in un circolo, ho detto: sembra una partita complicata, il Cagliari è forte, ma proprio quando noi pensiamo che la squadra avversaria sia forte, il Bari va oltre ogni ostacolo. Cioè non è la prima volta che partiamo con l'idea quelli sono forti, quelli chissà cosa faranno, ma alla fine noi sembra quasi che ci esaltiamo in queste situazioni, nel senso che Bari riesce sempre a trovare il bandolo della matassa in queste, cioè si esalta. Io ero sicuro che Bari avrebbe fatto una grandissima partita oggi, ma credo che siamo andati anche un gradino oltre quello che ci aspettavamo, perché quando immagini tu un Bari che gioca con un Cagliari annunciato in gran forma, in grande fiducia, e abbiamo tirato un rigore sbagliato, almeno 4-5 gol, palle gol, no così, 4-5 palle gol clamorose, col portiere del Cagliari Radunovic che merita 8 stasera, è stato il migliore in campo. Questo credo che neanche il più ottimista degli osservatori o dei tifosi avrebbe immaginato prima della partita. Quindi questa è una partita clamorosa del Bari, eh? Cioè non tragga in inganno il fatto che alla fine non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto 1-1. La partita di questa sera del Bari, a maggior ragione perché è una finale playoff, è clamorosa. Io ripeto ancora una volta, oggi il Bari ha dimostrato in maniera inequivocabile di essere assolutamente da Serie A. Non perché le altre volte, però oggi l'ho dimostrato in maniera inequivocabile. Inequivocabile. Cristian. Sì, no, d'accordissimo con Enzo, è stata davvero una partita clamorosa, anche viverla dal vivo. Aggiungo, il Cagliari era addirittura passato in vantaggio con la Padula, un gol che avrebbe potuto davvero mettere KO il Bari, invece la squadra da quel momento in poi ha iniziato a giocare, a collezionare palle gol, erano davvero rigori in movimento quelli che abbiamo avuto, ci stavamo disperando in tribuna perché la palla sembrava non volesse entrare, però sono d'accordo con Enzo, il campo oggi ancora di più ha dimostrato che questa squadra merita la Serie A e ha dimostrato oggi di essere più forte del Cagliari. Ora non ci resta che completare l'opera al San Nicola davanti a 60.000 persone per chiudere un cerchio e chiudere una stagione straordinaria, e lo possiamo fare a casa nostra nel miglior modo possibile. Adesso Cristian, hai il volo di ritorno o resti a Cagliari? Domattina alle 6.30 torniamo, poverino, torniamo sì, con il nostro Massimo Quercia che qui regge la telecamera oggi a mano, però vi saluta anche lui, non so se avete visto. Va bene, allora lasciamo andare sia te che Massimo Quercia, un grazie a Cristian Siciliani. Grazie a voi, buona serata. E allora siamo alle battute finali, Enzo, cosa vuoi ricordare alla fine? Domani siamo insieme, giusto? Sì, domani mattina. Siamo di nuovo qui. Verso le 9.20, poi una non stop clamorosa, perché domenica saremo in onda dalle 17.30, dall'apertura dei cancelli del San Nicola, noi saremo in diretta su Telebari, quindi Nicola Pignataro, se vuoi passare la domenica con noi 10 ore, vieni pure, insomma, ti offriamo anche il dolcetto. Porta le forbici però. Va bene, dai, sì, vuol dire che metterò in pericolo il mio matrimonio. Michele invece immagino che stia allo stadio, perché io non cambierei questa squadra, ma Michele lo immagino al San Nicola domenica. No, meglio assolutamente, non si può non vivere la partita di ritorno al San Nicola. Poi dopo aver visto, veramente oggi ci siamo emozionati, no? L'ho detto prima, ci ha reso orgogliosi di essere tifosi di questa squadra. Oggi è stata una prestazione incredibile e il Bari è stato dominante, e quando una squadra è così dominante merita di andare in Serie A. E allora, noi siamo in chiusura, io ringrazio il nostro responsabile dei servizi sportivi Enzo Tamborra, buonanotte Enzo. Ciao Enzo. Ciao ragazzi, ciao Enzo. Ciao Enzo. Forse un salto all'aeroporto andrebbe fatto, Nico. Sì. È vero che non abbiamo vinto, però questo pareggio sta di buono. Sta di vittoria. Come di si vittoria. Suol dire a sfazione, Enzo, se vuoi io parto. Vai, via. Vai, San Nicola, vai. Secondo me, un grazie al nostro Enzo Tamborra, un grazie
Michele Andrisani, grazie, Michele. grazie per essere stato con noi, grazie Nicola Scariglia e grazie al nostro Nicola Pignataro. Porti bene, Nicola, vedi, vedi che porti. Domenica non puoi mancare, Nicola. No, vabbè. Domani, per la fede del Bari, ma andrei anche al Polo Nord. Non diciamo riempiamo il San Nicola, perché ormai il San Nicola è già stracolmo. Grazie, fatemi ringraziare anche alla regia di Telebari, Giuseppe Mondelli, Michele Acquaviva, Fabio Anacrerio, per quella di Radio Bari anche Tiziano Cornella. Poi ringraziamo anche Jessica Ramos che ci ha raggiunto poi in studio. Grazie anche a voi per la cortese attenzione. A domani con il Buongiorno Bari a partire dalle 8:40.